Grazie Presidente. Dunque inizio col dire che purtroppo questa seduta di Consiglio è iniziata con troppo ritardo e quindi è chiaro che poi alla fine si comprime tutto quello che potrebbe essere utile. Ad esempio io avrei chiesto un minuto di silenzio vista la ricorrenza della giornata contro le mafie e avrei con l'occasione ricordato anche i 7 volontari dell'ONU che hanno perso la vita in questi giorni. Ma ovviamente non l'ho fatto perché insomma dobbiamo tagliare per cercare di non trattenere troppo gli ospiti, anche se ha ragione il consigliere Bellassai quando dice che non basterebbe insomma dare il contributo, ma ascoltare anche quello che diciamo noi, eventualmente anche correggendoci se diciamo cose che non sono in linea con quello che pensano, insomma, perché in fin dei conti è vero che le scelte poi alla fine sono politiche, ma devono tener conto anche delle informazioni tecniche, quindi ci deve essere comunque uno scambio tra esperti e rappresentanti dei cittadini, uno scambio continuo, quindi una loro partecipazione più estesa sarebbe sicuramente più utile, insomma. Passando al tema, io vorrei sottolineare una cosa che è stata detta da uno dei nostri ospiti, e cioè non usiamo la parola gioco. Non è un gioco. L'usura, l'azzardo non è un gioco. Io l'ho detto un paio di volte in commissione, non ricordo se l'ho detto anche in consiglio, ma vale la pena di ripeterlo. Non è un gioco la scommessa, perché matematicamente, in termini probabilistici, non è equo. Ossia, la probabilità di vincere non è pari al rapporto fra i soldi che uno incassa in caso di vittoria, di successo, e il totale dei soldi delle giocate. Quindi, non essendoci questa uguaglianza, il gioco è iniquo in termini matematici, in termini probabilistici. Quindi è un azzardo vero e proprio, già solo una piccola puntata è già un azzardo. Questo va detto. Ora uno dei nostri esperti diceva che è importante il teatro, è vero, è verissimo. Tutti i canali di informazione, di formazione sono preziosi, ma sostengo che è importantissimo il ruolo delle scuole, il ruolo degli educatori, il ruolo dei genitori e degli insegnanti, perché già da bambini certe cose si capiscono. Voglio dire un ultimo esempio numerico, tanto per capirci, e poi passo oltre. Se due persone, per limitarci a un esempio molto, molto semplice, se due persone, solo due, giocassero sulla possibilità che esce testa o croce e facessero, che ne so, 1 milione di tentativi, alla fine, se uno dei due incassasse esattamente quello che ha giocato, allora avremo un gioco equo. Ma se non è così e non è così, è perché ci vince il banco. Vince il banco significa che chi organizza questi giochi, chi specula su questi giochi, è colui che veramente vince. E quindi, come uno di questi nostri ospiti mi ha detto in privato, avrei preferito che l'avesse detto al microfono, purtroppo, dato che girano tanti soldi, allora il motivo per cui certe scelte politiche, certe scelte governative, nazionali o europee non vengono fatte con la dovuta fermezza, con la dovuta efficacia, è perché purtroppo, i soldi arrivano anche ad alcuni dei decisori, che sono nelle stanze dove si prendono le decisioni e quindi non siamo tutelati a sufficienza dalle norme. Alcune norme sì, sono preziose, altre non lo sono abbastanza. Allora dobbiamo capire che cos'è che serve. Dobbiamo
insieme agli esperti, ragionandoci, confrontandoci, trovando una quadra, come abbiamo trovato, e ringrazio ancora la Commissione prima e la sua Presidente perché abbiamo trovato una quadra, trovando un'unanimità su un unico documento, allo stesso modo dobbiamo trovare insieme, partendo da sensibilità, da informazioni diverse, il modo di affrontare in modo incisivo il problema e arrivare alle soluzioni. Come diceva uno dei nostri esperti, bisogna mettersi di traverso, bisogna in qualche modo fermare questa spirale, perché la situazione è drammatica. È drammatica e più si aumentano le difficoltà economiche di arrivare a fine mese, e più la drammaticità di queste situazioni diventa più grave, diventa più seria. E bisogna capire cosa è utile e cosa invece è solo magari una cosa bella ma inefficace, o cosa addirittura è il contrario di quello che uno vuole. Magari apparentemente ci sono delle soluzioni che sembrano efficaci e magari invece non lo sono. Voglio fare un esempio a questo proposito, perché lo capirete da quello che dirò, ci coinvolge in qualche modo, ci tocca abbastanza da vicino. Quello che voglio dire è che a volte questi problemi non li affrontiamo, gli sto parlando non solo a livello politico, sto parlando a livello così di cittadini che convivono con questo problema, lo vedono distrattamente e magari non... Finché non è coinvolto uno dei familiari, uno delle persone care, non si mettono di traverso. Ora, non si può aspettare di avere qualcuno caro, qualcuno che si conosce, coinvolto in questa drammatica spirale, non si può aspettare per affrontare il problema quello di trovarcisi dentro. Non si può aspettare appunto di esserne coinvolti, ma il problema va affrontato prima. E l'esempio che voglio fare è lievemente fuori tema, ma secondo me rende molto bene l'idea, cioè la modifica del codice della strada non può essere quello di limitare le tutele dell'utenza fragile. E io spero che almeno adesso che un ciclista è stato coinvolto in un drammatico incidente nel nostro comune e che è un allenatore del capo del governo, spero che almeno adesso si capisca che, ad esempio, eliminare la distanza minima di 1,5 metri quando un'automobile supera un veicolo supera un ciclista è assurdo. Allora, adesso che le cose ci toccano da vicino, ne vogliamo prendere consapevolezza? Tra l'altro questo atleta, questo triatleta, abita a pochi chilometri da qua, è una persona di questo municipio, dei nostri quartieri. Quindi la cosa appunto valeva la pena di citarla, appunto perché noi siamo espressione di questo territorio e le cose ci toccano da vicino, anche se non è il mio allenatore, però è comunque una persona che, adesso poi ovviamente non voglio arrivare a conclusioni, saranno poi le indagini delle persone competenti che stabiliranno le cause, le dinamiche, ma tanto per rendere l'idea, bisogna riflettere anche appunto sulle conseguenze delle decisioni, perché le tutele non sono mai abbastanza. Ecco, quindi voglio concludere questo mio intervento, ovviamente annunciando un voto favorevole a un documento che porta anche la mia firma, come lo era la mozione originaria, dando appunto la massima disponibilità e ribadendo l'impegno doveroso per affrontare i problemi studiandoli a fondo, per affrontare alle radici
per tutelare il più possibile le utenze deboli, le persone fragili, perché questo è il compito che ci è stato affidato dai cittadini. Grazie Presidente.